Come possiamo accorgerci se il nostro interlocutore sta bluffando, ad esempio in una mano di poker o nella vita in generale? Beh, è molto semplice, basta prestare attenzione al suo comportamento. Ad esempio, facciamo l'esempio di una mano di poker. Se un giocatore sta bluffando e quindi punta molto, pur non avendo delle buone carte, cercherà di farlo dimostrando sicurezza e quindi punterà molto rapidamente, dimostrerà, diciamo, sicurezza in quello che fa, che è esattamente il contrario di quello che farebbe un giocatore che invece avesse delle ottime carte. Perché se un giocatore a poker avesse delle ottime carte, cercherebbe di dimostrare il contrario, quindi si dimostrerebbe titubante, ci penserebbe sopra, non, cercherebbe di non dimostrare eccessiva sicurezza. E questo è un indicatore fondamentale del bluff, dimostrare eccessiva sicurezza ed esagerare in quello che si fa e in quello che si dice. Quando le persone esagerano o dimostrano eccessiva sicurezza in ciò che fanno e in ciò che dicono, ci sono buone probabilità del fatto che stiano bluffando, cioè nel senso di mascherare le loro reali intenzioni o le loro reali conoscenze in merito ad una situazione. Quindi, quando una persona esagera il suo comportamento, è probabile che dietro ci sia un bluff oppure un'insicurezza. Questo vale anche nelle relazioni sentimentali. Persone che inizialmente manifestano un'eccessiva, diciamo, ad esempio, un eccessivo coinvolgimento, è probabile che stiano bluffando perché vogliono dimostrare il contrario di quello che in realtà è la loro interiorità. Quindi osservare i comportamenti ci consente di avere delle buone probabilità di scoprire i bluff. Bene, per questo video è tutto, vi do appuntamento al prossimo e vi invito a seguirmi sul blog http://www.soluzionevip.com. Ciao a tutti!